si esce da León ed è un'uscita parecchio lunga, sono ormai quasi 7 km. Oggi dove abbiamo dormito dovevano aprire alle 6, era tipo un albergue di suore e alle 6 nessuno ha aperto e quindi siamo usciti alle 6:30 alla fine, ma con fortuna perché nel cortile interno c'era comunicante un altro hotel. Io e un altro ragazzo siamo andati a vedere se la porta era aperta. La porta in realtà era chiusa, ma abbiamo trovato uno che dormiva nell'hotel che stava uscendo e quindi con la tesserina ha aperto il portone. Da lì abbiamo tenuto il portone aperto e tutti, tipo 20 persone, siamo usciti dall'altro hotel praticamente. C'è andata bene. Tappa infame e pessima ancora. Speravo di essermi messo da parte la noia delle mesetas, cioè oggi è uguale. Stiamo affiancando questa strada che qui non si vede, è appena passato il camion. In realtà dopo 8 km dalla partenza c'era un bivio per seguire o il sentiero, la strada che stiamo facendo noi, che è quello che è, insomma, il vero cammino francese, oppure c'era una variante che molto probabilmente era migliore perché andava verso sinistra ed era più in mezzo del verde, insomma. Comunque vabbè. No. All'albergue di San Martin, dove dormiamo, c'è un ospitaliero italiano, Matteo, che a pagamento ti fa anche il timbro in cera lacca, un modo originale per lasciare un ricordo nella nostra credenziale. E dopo una piccola siesta, Leonardo e Francesco ci deliziano con qualche canzone. Ma come mai, ma chi sarà per fare questo a me? Ventesimo giorno, sto attraversando San Justo della Vega e mancano 4 km ad Astorga, ci fermeremo là per arrivare quindi a circa 25 km. Oggi ho camminato sempre con Francesco e oggi finalmente se n'è andata la monotonia, siamo tornati un po' di più nella campagna, abbiamo fatto qualche salita, qualche discesa abbastanza lievi e finalmente, insomma, dopo tutte le mesetas ci siamo un po' divertiti, ecco. Questa è la carina cucina dell'albergue di Astorga e come carino è stato anche il servizio che ci hanno fatto delle tirocinanti fisioterapiste. Su prenotazione si poteva fare gratuitamente un massaggio che si rivelerà fondamentale per i giorni seguenti. Visitiamo poi la città che dall'esterno sembrava parecchio vecchia e brutta e che invece si rivela molto molto bella. Buongiorno, 21esimo giorno in cammino, partiti da Astorga alle 6 circa, oggi si sale un po', la tappa secondo la guida sarebbe di una ventina di chilometri, forse la prolunghiamo fino a Pont-Sébadon. I dubbi sono due, il primo è che dal 20esimo al 25esimo chilometro si sale di un 300-400 metri, quindi potrebbe essere un po' faticoso farlo a fine tappa. E il secondo è che dopo Pont-Sébadon, dopo 2 chilometri, c'è la Cruz de Hierro, la famosa croce di ferro dove si è soliti portare un sassolino, preferibilmente da casa, sassolino che io ho, attenzione. Quindi perché c'è questo dubbio? Perché
domani, se parti più o meno alla solita ora, arrivi alla croce che è buio praticamente, e quindi non ti godi bene il paesaggio, ecco. Comunque, se prolunghiamo fino a Pont-sur-Badon, domani si parte più tardi, tipo alle 7, così arrivi alla croce più o meno con questa luce del sole, e quindi può andare bene così. Che bello, finalmente si sale, guardate qua com'è cambiato il paesaggio. C'è un po' il fiatone perché stiamo andando in salita, devo stare attento anche a non inciamparmi su tutte le pietre qua che sporgono, e stiamo allungando fino a Pont-sur-Badon alla fine. Finalmente si sale, finalmente cambia il paesaggio, i profumi sono diversi, e quindi bellissimo. Stasera poi andiamo a mangiare probabilmente in una pizzeria italiana, quindi non vediamo l'ora. Eccola la Cruz de Hierro a spuntare. La Cruz de Hierro era uno dei luoghi che volevo assolutamente raggiungere, e poter lasciare ai suoi piedi un sassolino del mio giardino di casa rimarrà uno dei momenti indelebili del mio cammino. C'era il museo quello di girare. Poverino. Buongiorno! Siamo partiti da un'ora e un quarto, quindi sono le 8:15 circa, perché stamattina partenza alle 7 per essere alla Cruz de Hierro con il sole, quindi con la luce comunque, ecco. Eravamo lì all'alba, tra l'altro, bellissimo. E oggi, in questi primi chilometri, sarà un po' un sali e scendi lieve. Adesso stiamo arrivando lassù, qui dietro, dove c'è l'antenna, e toccheremo il punto più alto del nostro cammino. Da lì, poco dopo, sarà una discesa di 1200 metri circa in 12 chilometri, per cui si va giù per bene, bisognerà un attimo controllarsi e stare attenti per non farsi male alle ginocchia. Chiudo perché ho già rischiato di inciamparmi tipo 3 volte, quindi sarebbe un peccato scavigliarsi per questi motivi. Stavo riflettendo su una cosa. Ponferrada è teoricamente l'ultima città grande, grandicella, che incontrerò prima di arrivare a Santiago, e mi stava venendo in mente quello che ho provato arrivando a León, entrando a León e stando a León. Quando arrivi nelle città grandi durante questi cammini ti accorgi che in quel momento non sei nel posto giusto, e il cammino lo affrontiamo per cercare il silenzio, la solitudine anche a tratti, e per stare lontani dal caos e dal rumore e dalla vita quotidiana. E quindi questo è quello che vogliamo. Intanto vado per terra quasi. Adesso mi sto addentrando, non lo so, nel nulla. Bello comunque, avventurosa questa tappa, e molto varia, ci stava su e giù, tanta roba. Allora, laggiù
si vede Ponferrada e se guardate bene sopra le montagne qui così c'è tutta quella foschia, è molto probabile che siano gli incendi. Qui vicino ci sono due incendi e direi che sono proprio quelli che creano quella foschia. Sto uscendo da Molina Secca e all'ingresso del paesetto, prima come avete visto c'era scritto uno de los pueblos más bonitos de España. Porco cane, è vero, bellissimo. Siamo lasciati dietro le spalle, eravamo su di là noi questa mattina e adesso siamo arrivati nella conca di Ponferrada. Ponferrada non si rivela particolarmente bella, ma per fortuna troviamo la sagra di paese. Lasciamo Ponferrada passando davanti al castello, fiore all'occhiello della città. Ventitreesimo giorno. Arrivo da due notti in cui ho dormito pochetto perché sono stato molto disturbato dalle altre persone, ecco, che magari andavano a dormire un po' più tardi, ma soprattutto che si svegliano prima. Cioè c'è veramente gente che si sveglia prestissimo e se hai il sonno leggero come me alla lunga poi queste cose le senti. Nel piccolo paesino di Villafranca del Bierzo scopriamo quasi casualmente un fiume che ci regalerà un bellissimo pomeriggio in compagnia tra cibo, bevande e molte chiacchiere. Buongiorno, buongiorno che non è proprio un buongiorno, oggi luna storta perché è la terza notte consecutiva che dormo poco e male e il problema è il solito, tanta gente si sveglia prima di me quindi sento le loro sveglie e poi faccio fatica a riaddormentarmi, ma di per sé io non do nessuna colpa a queste persone perché ognuno per carità si sveglia quando vuole, parte quando vuole, però bisogna anche avere un po' di rispetto nei confronti di chi è ancora lì a dormire. Questa mattina per esempio in camera nostra c'erano tre spagnoli, due ragazzi insomma sulla quarantina d'anni e una signora, proprio una signora che avrà 50 anni più o meno. Si svegliano, iniziano a parlare serenamente, iniziano a fare le loro cose senza ritegno e la cosa che più mi ha dato noia è che la cara signora dopo essere uscita dalla camera rientra, accende la luce, pam, quindi immagina te sei lì che vuoi riaddormentarti e riprendere sonno, questa accende la luce e continua a farsi le sue cose serena, per cui è anche un po' giustificata la mia luna storta di questa mattina. Fatica, pende,
tantissimo qua. Fatica ripagata al momento. Laggiù in fondo le ultime montagne non si vede bene, però qui così ci sono le pale eoliche e è il luogo dove eravamo prima di arrivare a Ponferrada. Quindi là dietro, di là, qua così, lì più o meno era il punto più alto che abbiamo raggiunto, quindi sui 1500 metri. E mamma mia, lontano. A vederlo da qua si capisce quanta strada abbiamo fatto e è bello, ti dà soddisfazione vedere da dove sei arrivato in lontananza. E tra l'altro eravamo là solo 4 giorni fa, per cui si galoppa ma senza fretta, gustandosi tutto il paesaggio che c'è attorno, perché adesso è veramente bello. Oggi si entra in Galizia e la Galizia dicono tutti che è davvero stupenda, per cui vedremo. Mancano 6 giorni a Santiago, quindi mi auguro che possano essere 6 giorni veramente belli belli belli. Tutto questo mi ha già fatto dimenticare quella che è stata la mia sveglia. Ero veramente giù di morale all'inizio, però camminare aiuta, e se il corpo tiene botta, se le gambe vanno, poi tutto passa. Sì, arrivati, Galizia, ultima regione, non ho neanche più le parole. Emozione vedere il confine e l'ingresso in Galizia, e subito dopo il primo segnale con scritto Galizia 160 chilometri a Santiago. Pazzesco, no, non so descrivere cosa ho provato in quel momento. 160 chilometri sono pochissimi, sì, non sono pochi, però se guardo a tutta la strada che è stata fatta, manca davvero poco. E non so se sono pronto ad arrivare alla fine. Arriviamo a Sebreiro in molti prima che l'ospitalero ci apra l'albergue e poi ci sistemiamo in vista di un nuovo giorno.